Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nelle ultime catechesi abbiamo cercato di mettere in luce la natura e la bellezza della Chiesa e ci siamo chiesti che cosa comporta per ciascuno di noi far parte di questo popolo di Dio che è la Chiesa. Non dobbiamo però dimenticare che ci sono tanti fratelli che condividono con noi la fede in Cristo, ma che appartengono ad altre confessioni o a tradizioni differenti della nostra. Molti si sono rassegnati a questa divisione, anche dentro della nostra Chiesa Cattolica si sono rassegnati, che nel corso della storia è stata spesso causa di conflitti e sofferenze, anche di guerre, e questa è una vergogna. Anche oggi i rapporti non sono sempre improntati al rispetto e alla cordialità. Ma mi domando, noi come ci poniamo di fronte a tutto questo? Siamo anche noi rassegnati, se non addirittura indifferenti a questa divisione? Oppure crediamo fermamente che si possa e si debba camminare nella direzione della riconciliazione e della piena comunione? La piena comunione, cioè poter partecipare tutti insieme al corpo e al sangue di Cristo. Le divisioni tra i cristiani, mentre feriscono la Chiesa, feriscono Cristo, e noi divisi facciamo una ferita a Cristo. La Chiesa infatti è il corpo di cui Cristo è capo. Sappiamo bene quanto stesse a cuore di Gesù che i suoi discepoli rimanessero uniti al suo amore. Basta pensare alle sue parole riportate nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, la preghiera rivolta al Padre nell'imminenza della Passione. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Questa unità era già minacciata mentre Gesù era ancora tra i suoi. Nel Vangelo, infatti, si ricorda che gli apostoli discutevano tra loro su chi fosse il più grande, il più importante. Il Signore però ha insistito tanto sull'unità nel nome del Padre, facendoci intendere che il nostro annuncio e la nostra testimonianza saranno tanto più credibili quanto più noi per primi saremo capaci di vivere in comunione e di volerci bene. È quello che i suoi apostoli, con la grazia dello Spirito Santo, poi compressero profondamente e si presero a cuore, tanto che San Paolo arriverà a implorare la comunità di Corinto con queste parabole. Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanime nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Durante il suo cammino nella storia, la Chiesa è tentata dal maligno che cerca di dividerla
e purtroppo è stata segnata da separazioni gravi e dolorose. Sono divisioni che a volte si sono protratte a lungo nel tempo, fino ad oggi, per cui risulta ormai difficile ricostruirne tutte le motivazioni e soprattutto trovare delle possibili soluzioni. Le ragioni che hanno portato alle fratture e alle separazioni possono essere le più diverse, dalle divergenze su principi dogmatici e morali e su concezioni teologiche e pastorali differenti, ai motivi politici e di convenienza, fino agli scontri dovuti ad antipatie e ambizioni personali. Quello che è certo è che in un modo o nell'altro, dietro queste lacerazioni ci sono sempre la superbia, l'egoismo, che sono causa di ogni disaccordo e che ci rendono intolleranti, incapaci di ascoltare e di accettare chi ha una visione o una posizione diversa alla nostra. Ora, di fronte a tutto questo, c'è qualcosa che ognuno di noi, come membri della Santa Madre Chiesa, possiamo e dobbiamo fare? Senz'altro, non deve mancare la preghiera in continuità e in comunione con quella di Gesù, la preghiera per l'unità dei cristiani. E insieme con la preghiera, il Signore ci chiede una rinnovata apertura, ci chiede di non chiuderci al dialogo, all'incontro, ma di cogliere tutto ciò che è di valido e di positivo ci viene offerto anche da chi la pensa diversamente da noi o si pone su posizioni differenti. Ci chiede di non fissare lo sguardo su ciò che ci divide, ma piuttosto su quello che ci unisce, cercando di meglio conoscere e amare Gesù e condividere la ricchezza del suo amore. E questo comporta concretamente l'adesione alla verità, insieme con la capacità di perdonarsi, di sentirsi parte della stessa famiglia cristiana, di considerarsi l'uno un dono per l'altro e fare insieme tante cose buone e opere di carità. È un dolore, ma ci sono divisioni, ci sono cristiani divisi, ci siamo divisi fra noi. Ma tutti abbiamo qualcosa in comune. Tutti crediamo in Gesù Cristo il Signore. Tutti crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. E terzo, tutti camminiamo insieme, siamo in cammino. Aiutiamoci l'uno all'altro. Ma tu la pensi così, tu la pensi così, ma in tutte le comunità ci sono bravi teologi che loro discutono, che loro cerchino la verità teologica, perché è un dovere, ma noi camminiamo insieme, pregando l'uno per l'altro e facendo opere di carità. E così facciamo la comunione in cammino. Questo si chiama ecumenismo spirituale, camminare il cammino della vita tutti insieme nella nostra fede in Gesù Cristo il Signore. Ma si dice che non si deve parlare di cose personali, ma non resisto alla tentazione. Stiamo parlando di comunione fra noi.
E oggi io sono tanto grato al Signore perché oggi fa 70 anni che ho fatto la prima comunione. Ma fare la prima comunione, tutti noi dobbiamo sapere che significa entrare in comunione con gli altri, in comunione con i fratelli della nostra Chiesa, ma anche in comunione con tutti quelli che appartengono a comunità diverse ma credono in Gesù. Ringraziamo il Signore tutti per il nostro battesimo, ringraziamo il Signore tutti per la nostra comunione e perché questa comunione finisca per essere di tutti insieme. Cari amici, andiamo avanti allora verso la piena unità. La storia ci ha separato, ma siamo in cammino verso la riconciliazione e la comunione. E questo è vero, e questo dobbiamo difenderlo. Tutti siamo in cammino verso la comunione. E quando la meta ci può sembrare troppo distante, quasi irraggiungibile, e ci sentiamo presi dallo sconforto, ci rincuori l'idea di che Dio non può chiudere l'orecchio alle voci del proprio figlio Gesù e non esaudire la sua e la nostra preghiera affinché tutti i cristiani siano davvero una sola cosa. Grazie.